presidio sotto il comune di Manduria nella provincia di Taranto. 18 lavoratori ex somministrati dopo 3 anni di onorato servizio e professionalità al servizio della raccolta differenziata evoluta. Loro svolgevano proprio un servizio per la raccolta della frazione umido dei rifiuti. Purtroppo finiscono per la strada. Questo accade alla vigilia del Natale con un contratto terminato lo scorso 18 dicembre. Storie singolari, perché mentre siamo abituati ad immaginare il contratto di somministrazione destinati semplicemente a persone molto giovani, in questo caso ci sono anche cinquantenni che avrebbero grosse difficoltà a ricollocarsi nel mercato del lavoro. Il presidio, mosso dai lavoratori coordinati dal NID, il CGL, pone una questione importante: ricollocare questi lavori, perché tanto la raccolta differenziata si dovrà fare per legge e questi comuni, ben 17 comuni del lato Taranto 3, purtroppo hanno percentuali di differenziazione davvero molto basse. Ma la drammaticità della vicenda è raccontata meglio proprio dai protagonisti di questa storia, due lavoratori, Gregorio 50 anni e Tiberio 33. E già il mondo del lavoro è diventato un problema enorme per tutti, a questa età ancora di più. Quindi noi stiamo lottando per avere una certezza, per andare avanti con il lavoro e poter dare alle nostre famiglie una vita, non dico, ma almeno accettabile. In questo caso, in questo momento, non c'è alcuna sicurezza. Penso soprattutto che la notte non riesco a dormire, perché tra 3 mesi mi nascerà una bambina, ho un mutuo da pagare, non si sa, cioè, non so proprio come vivere alla fine, cioè, non riesco proprio a... non vedo un futuro in me. Adesso per 3 anni abbiamo cercato di fare il sopravvivere anche con 800 euro al mese, pagandone 400 di mutuo. Ci sono i genitori che ci aiutano, e andiamo avanti così. Però adesso non so più come fare. Se potessi parlare con i responsabili del lato 3, che cosa chiederesti? Cioè, di mettersi una mano sulla coscienza e aiutarci. Storia difficile anche per il difficile rapporto avuto con le parti istituzionali coinvolte, che appunto rimbalzano le responsabilità. Lato Taranto 3 dice la Regione Puglia che non ha rifinanziato il progetto, ma nel frattempo probabilmente si tornerà ad una gara d'appalto e per questi 18 lavoratori il NID, il CGL, chiederebbe una sorta di clausola di garanzia. Noi abbiamo fatto delle richieste specifiche e le richieste non erano quelle, come diceva il lavoratore, di mettersi solamente una mano sulla coscienza, era quello di analizzare il problema sotto diversi punti di vista, quelli di una reale politica ambientale e quella soprattutto di dare lavoro a queste 18 unità, 18 persone, 18 professionisti che da 3 anni fanno questo lavoro. Una soluzione sarebbe possibile, perché in realtà per mantenere gli stessi standard che sono stati raggiunti attraverso il progetto Sirio, per garantire appunto questi numeri, queste percentuali, i comuni adesso sono chiamati a provvedere da sé attraverso delle gare, attraverso l'appalto di questo servizio. Gare che prevedono anche un allargamento dell'organico, ed è proprio a questo che noi facciamo appello, a questo allargamento dell'organico che potrebbe permettere l'assorbimento di questi lavoratori, di queste 18 unità.